segnare sulla propria agenda 26 gennaio 2020. Amico mio, con la lampada abbronzante, ma non ho... Ci votano perché siamo bravi, non perché siamo belli, così non... 26 gennaio 2020. Dopo 50 anni la sinistra va a casa dall'Emilia e dalla Romagna. Dopo 50 anni. È una possibilità e non è una certezza, però per riportare il merito al centro di questa regione, quindi per far lavorare chi è bravo, non chi ha la tessera giusta in tasca o gli amici degli amici degli amici. Lavora chi è bravo, non chi è amico del cugino del dirigente del PD o chi ha la tessera sindacale giusta in tasca. Quindi far lavorare anche nell'impresa chi merita, evitando la concorrenza sleale di finte cooperative che non pagano quello che devono e fanno concorrenza agli altri. Sistemare un po' di infrastrutture. Qua a Parma tante chiacchiere, però il collegamento con l'autostrada del Brennero, però una fermata dell'alta velocità, però anche una valorizzazione dell'aeroporto. Forse qualcuno ha sempre premiato territori più amici e più vicini al potere. Ecco, il 26 gennaio Parma potrà tirar fuori il suo orgoglio, la sua identità, perché non è la periferia dell'impero emiliano-romagnolo. Quindi... No, vi salvate voi, non io. Io sono a disposizione, sono contento perché ad esempio dopo 50 anni anche l'Umbria ha scelto di cambiare. È chiaro che sarà un voto importante anche a livello nazionale, non so se stasera guarderete i telegiornali, perché ogni giorno ne spunta una nuova. Oggi si sono inventati la tassa sulle auto aziendali, che rischia di essere una botta da 2.000 euro, pensate, per lavoratori che guadagnano fra i 30 e i 50 mila euro lordi, perché per gli imbecilli che abbiamo al governo uno che guadagna 30 mila euro lordi è un ricco. La tassa sulle cartine delle sigarette, la tassa sulle lotterie, la tassa sulle bibite gassate zuccherate, quindi si beve solo amaro, senza zucchero. La tassa sulla plastica, e poi paghiamo noi quando andiamo a fare spese a comprare i biscotti, i pannolini o i gelati o il latte. Quindi sull'immigrazione oggi ci arriva dalla Germania una notizia che ha dell'incredibile: questo governo ha autorizzato dei charter che porteranno degli immigrati dalla Germania all'Italia, l'esatto contrario di quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo organizzato i charter per riportarli a casa loro e questi organizzano i charter per portarli a casa nostra. Non è normale, voi capite che non è normale. Su altro ci metteremo tutto l'impegno necessario, però il futuro dell'Emilia e della Romagna è in mano vostra, ragazzi, non è in mano mia, e quindi dovete crederci voi. Io sono convinto che la storia la facciamo, anche perché gli argomenti degli avversari sono i fischi e i vaffanculo. Alta politica. Quindi, o quando proprio mancano gli elementi, fascisti, razzisti, nazisti. Qua non ci sono fascisti, qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani. Punto. E io voglio una regione dove se ho una casa popolare, quella casa popolare va prima a un cittadino italiano e poi al resto del mondo. E i contributi regionali, il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus asilo. Non penso che siano cose incredibili. La cosa incredibile è che un giovedì prefestivo, avendo deciso due giorni prima, ho detto ai ragazzi facciamo un incontro con un po' di amici in bar a Parma e io penso che il PD
Bonaccini e il suo compagno Pizzarotti debbano cominciare a preoccuparsi, perché se centinaia di persone come voi sono qua vuol dire che stiamo arrivando e stiamo vincendo anche in Emilia Romagna. Siamo pronti a vincere anche in Emilia Romagna. Poi dedico questo affetto a quel simpatico ragazzo col cappellino giallo che tira sul dito medio, sei uno sfigato totale. A riprova del fatto che è giusta la legge che abbiamo approvato per riportare l'educazione civica sui banchi di scuola. Vero ragazza, eh? Perché se non ci pensano la mamma e il papà, ci pensa la scuola. E se non ci riesce la scuola, magari ci riesce il servizio militare, che ti farebbe tanto bene per imparare un po' di rispetto, un po' di educazione. Ma ragazzi, è quello che io ho visto in tutte le piazze dell'Umbria. Perché ovunque c'erano centinaia di persone, a Narni, a Gubbio, a Trevi, centinaia di persone in comuni dove ha sempre governato la sinistra, uomini, donne, mamme, insegnanti, studenti, commercianti, e in ogni piazza, a fronte di queste centinaia di persone, c'era lo sfigato col dito medio, faceva parte della tappezzeria, e io mi preoccuperei se non ci fosse. Quindi ragazzo, ti voglio bene. E noi all'insulto rispondiamo col sorriso, col lavoro e con un abbraccione. Ragazzi, al 26 gennaio, poi non la faccio lunga perché la vera protagonista è Lucia, che dovrà lavorare per rimediare. Fateglielo l'applauso, perché qua dopo 50 anni altro che pulizie di primavera, qua... E attenzione, abbiamo scelto Lucia non perché donna, ma perché brava. Non c'è bisogno delle quote o degli specchietti per le allodole, la quota donna e la quota panda. Abbiamo scelto Lucia perché è brava e sarà un governatore che non guarderà in faccia a nessuno e non chiederà a chi entra in regione se sei amico o se sei iscritto. Io voglio una regione Emilia Romagna dove lavora chi è bravo e chi merita di lavorare, non gli amici degli amici, dei cugini, dei parenti, dei raccomandati. E Lucia, se è bravo, lavora anche quello là. O è più probabile che percepisca il reddito di cittadinanza. Così, a occhio. Però noi non giudichiamo l'abito, non fa il monaco. Poi ovviamente, e la chiudo, ci occuperemo di quello di cui si occupa la regione: sanità, liste d'attesa che sono inaccettabili. Non è possibile che ci siano tanti emiliani che vanno a farsi curare in Veneto, in Lombardia, perché si pagano le tasse come tutti gli altri. Lei signora dove va? In Liguria? Ma perché le piace la Liguria? Per mangiare la focaccia? No, perché... No, sanità, contributi alle aziende e c'è un governo... Io non so se faranno l'accordo PD e 5 Stelle. Facciano quello che vogliono, perché ormai è chiaro da questa manovra economica che questi odiano l'impresa, le partite IVA, gli artigiani, i commercianti. Prima di parlare di manette agli evasori, lo Stato dovrebbe pagare lui i miliardi di euro che deve ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. Altro che rompere le palle alla prosciutteria di Silvano Romani. E sicuramente farà tutto quello che deve, ma se chiedi il 70% di tasse alla prosciutteria, il ladro sei tu. E quindi, vabbè, questo è a livello nazionale. In bocca al lupo a voi e...
vi chiediamo di esserci, di crederci, di darci una mano. Noi non abbiamo paura di niente e di nessuno. Probabilmente nelle prossime settimane ci sarà un altro giudizio del Tribunale dei Ministri per decidere se dovrò essere processato per sequestro di persona perché ho bloccato uno sbarco, e io vi dico che quando torniamo al governo, perché ci torniamo, rifarò esattamente quello che ho fatto per difendere i confini, la sicurezza, l'onore e la dignità del mio paese. Viva Parma, viva l'Emilia, viva la Lega e grazie a tutti voi. Buona fortuna, buona vita e buona battaglia. La parola a Lucia Borgonzoni. Grazie a tutti. Sarà una partita semplice? No. Possiamo farcela? Sì, possiamo farcela tutti assieme a liberare la nostra terra. Proveranno a fermarci in tutti i modi, si inventeranno di tutto, ci minacceranno, perché il modo con cui loro sono andati avanti a conquistare i comuni era minacciare sul lavoro la gente, fare le liste di proscrizione per dire non andare in quel posto e in quell'altro perché non vota la sinistra. Noi libereremo la regione, in questa regione, come ha detto Matteo Salvini, lavorerà chi è più bravo, non solo chi ha la tessera della CGIL o del PD in tasca. Lavoreranno tutti, non esisteranno più aziende che vengono chiuse perché hanno migliaia di controlli, perché non sono collegate al sistema. Noi vogliamo una sanità migliore, come diceva la signora, le liste d'attesa, ma non solo, hanno chiuso i punti nascita, hanno chiuso una serie di ospedali in montagna, perché da noi esiste una sanità di serie A e una sanità di serie B. Per noi non esistono cittadini di serie A e di serie B, la sanità deve essere uguale per tutti, e così le infrastrutture. Noi non possiamo avere territori interi abbandonati, ora vedremo il teatrino, inizieranno a fare pre-inaugurazioni di opere che dagli anni 90 ci promettono. Questo non è accettabile, noi dobbiamo avere collegati tutti i comparti industriali che stanno soffrendo, perché quando si sente parlare delle nostre aziende, le nostre aziende funzionano non grazie al PD, ma funzionano nonostante il PD, e questo lo dobbiamo dire, come sull'occupazione. L'occupazione c'è in questa regione perché ci sono imprenditori che ci hanno messo la faccia, che hanno rinunciato anche a prendere i soldi del terremoto perché era impossibile averli per la burocrazia. E poi le case popolari è la regione che detta le regole. Nelle case popolari ci sarà il controllo, per cui entrano prima gli italiani, come in tutti gli altri servizi, con assistenti sociali che danno punteggi maggiori agli stranieri per farli passare avanti. Basta vedere il Fondo Sociale Europeo per il reinserimento lavorativo, che finisce i richiedenti asilo e non agli emiliano-romagnoli e ai parmesi, alla gente di Parma e delle nostre città che ha bisogno di lavorare. Questo noi dobbiamo dire basta. E poi c'è tutta una questione legata, come ho detto, all'immigrazione. Noi abbiamo i comuni e la regione che ha riaperto a un'invasione che sta arrivando per mare, ridando gli spazi per ridare i soldi alle cooperative loro amiche, toglierli a noi. La regione da noi governata dirà no, no a nuovi immigrati irregolari che arrivano e finiscono. Parma ne è l'esempio, avete strade e piazze intere piene di gente che sta qua a spacciare in mano alla criminalità organizzata. È lui che lo vuole sapere. E via, dovete ringraziare Pizzarotti anche. Noi diremo no a questo, come noi non daremo più soldi per i campi nomadi. 700.000 euro la regione ha sborsato per dare altre aree. Addirittura nei comuni di Bologna gli chiedevano dove volevano andare a vivere. Volete una cascina? Volete un terreno? No, basta. Se vogliono vivere, vivono come gli altri o se ne vanno dalla nostra regione. Bisogna dire basta. Sono tante le cose che faremo. Non vi promettiamo chissà cosa, a differenza di quello che sta facendo ora Bonaccini, che sta promettendo di tutto. Infatti ora
potrei mettermi qua e fare un lungo elenco, se mi chiedono dove prendiamo i soldi potrei dire da dove li prende lui, perché sta promettendo marchette a tutti pensando che siamo tutti dei poveri scemi, cose che non ha fatto per 5 anni e ora le promette non capendo neanche da dove può prendere i soldi, e tutti come dei bamba ci andiamo dietro e diciamo va bene, ora ti votiamo. Non hanno capito che noi non abbiamo l'anello al naso, non hanno capito che noi vogliamo cambiare, possiamo cambiare, questa volta lo faremo, perché noi riusciremo a prendere l'Emilia Romagna, poi a far cadere il governo e portare Matteo Salvini premier a Roma. Innanzitutto vi ringrazio, noi apriremo la campagna elettorale alla grande, se qualcuno di voi vorrà esserci, giovedì 14 novembre al Paladozza di Bologna, palazzetto dello sport, 5, 6, 7, 8 mila persone, per dimostrare che l'Emilia non è la terra delle inchieste sull''ndrangheta che ha portato agli arresti a Reggio Emilia, e men che meno l'Emilia non è il sistema bibbiano che portava via i bimbi alle mamme e ai papà per far quattrini. L'Emilia è terra di lavoro, di fatica, di agricoltura, di commercio, di arte, di musica, di cultura, di montagna, di lavoro, di lavoro. Poi i 5 Stelle parlano della decrescita felice. Io ci ho provato con 1 anno, però dopo 1 anno ho detto non ce la faccio più a stare con Toninelli, con Di Maio, con gente che smonta la sera quello che uno costruiva la mattina. E adesso vedremo, ripeto, abbiamo le idee chiare, in Parlamento cercheremo di limitare i danni a queste persone, cercheremo di rimettere i fondi per la sicurezza che stanno togliendo, perché fra le guardie e i ladri noi stiamo con le guardie e non con i ladri e gli spacciatori, li preferiamo in galera e non in televisione, questo vogliamo. Quindi in bocca al lupo, vi ringrazio, perché per essere qua magari qualcuno di voi ha preso mezz'ora di permesso, ha chiuso prima il negozio. Sono orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto. Renzi vuole cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Dovranno passare sui nostri corpi prima di tornare alla legge Fornero. Vi garantisco che difendiamo le conquiste sociali che abbiamo portato a casa in questo anno con le unghie e coi denti. E poi chiudo con una parola che si dovrebbe usare più spesso, perché costa poco, fino a che non tassano anche questo, che però migliora la qualità delle nostre giornate. Sono io a dire a voi, per essere qua stasera e aver tolto tempo alla famiglia, al lavoro, agli amici, allo studio o al relax, sono io che dico a voi dal profondo del cuore grazie. Grazie per l'affetto, grazie per la fiducia, grazie per la presenza, grazie per l'ascolto e grazie perché il 26 gennaio scriveremo una pagina di storia italiana, la festa della libertà dell'Emilia e della Romagna. Grazie a tutti, in bocca al lupo, buona vita e buona fortuna e ci vediamo per Parma-Milan.